Luca Guercilena, team manager Team Trek, siamo a pochi giorni dal via del Tour de France. Luca, allora la squadra è fatta, e Vincenzo ci sarà, siamo rimasti un po' in attesa appunto per l'ufficialità. Come sta Vincenzo? E poi se ci parli della squadra che vedremo al Tour. No, sicuramente Vincenzo sta bene, chiaramente al Giro ci si aspettava qualcosa in più, ma obiettivamente è stato già molto buono che abbia finito la corsa, visto l'avvicinamento. Poi chiaramente dopo un periodo di recupero post-Giro ha riniziato a puntare sia l'italiano che ovviamente essere in condizione buona per il Tour per puntare alle tappe, e quindi l'obiettivo è appunto che sia pronto per questi risultati. Quale obiettivo andrà al Tour Vincenzo? Sappiamo che c'è anche chiaramente l'ipotesi Olimpiadi di Tokyo. Che Tour ci dobbiamo aspettare? Ma l'idea è chiaramente quella di fare bene e provare a puntare a qualche tappa. Poi da lì si deciderà in base alle sensazioni e a come si svolgerà la corsa, se c'è la possibilità eventuale di fare classifica, però l'obiettivo sono le tappe. Si è parlato molto alla fine del Giro che comunque, come giustamente dicevi tu, Vincenzo ha onorato fino alla fine nonostante le difficoltà e questo Giro iniziato subito in salita come si immaginava visto l'incidente al polso. E si è parlato dell'eventuale convocazione o no, insomma la messa in dubbio tra virgolette della sua presenza a Tokyo. Ti ha sorpreso la cosa? Ci può stare? Ci poteva stare? Qual è la tua opinione, il tuo pensiero? Ma è chiaro che fare il commissario tecnico non è mai facile, mi sono trovato anch'io con la nazionale svizzera, quindi fare le selezioni è difficile. È chiaro che per gli italiani Vincenzo è un'istituzione e quindi è inevitabile che il tifoso voglia sempre avere Vincenzo in primo piano. Io credo che ci sia ancora lo spazio, ovviamente, per dimostrare quello che può dare e come va, e quindi siamo qui per aiutarlo proprio per questo, sia tra qua e il Tour, per dimostrare che possa meritarsi la convocazione. Per quanto riguarda il Tour, avete già visto qualche tappa particolare o sarà un cammino che insomma vedrete giorno dopo giorno, anche ovviamente poi compatibilmente con il capitano, con chi sarà il capitano della squadra? No, è chiaro che lo vedremo giorno per giorno. È ovvio che puntare alle tappe significa inizialmente dover perdere tempo per la classifica generale, poi puntare appunto a quelle che sono le tappe che si confanno alle caratteristiche di Vincenzo. Sicuramente già nella prima settimana ci sono delle possibilità, per cui faremo le valutazioni lì, ma è chiaro che in un grande giro per puntare alle tappe bisogna vedere come si svolge la corsa in generale, poi da lì faremo le nostre conclusioni. Chiaro, il capitano della Trek Segafredo Tour e come sarà, chi saranno anche i nomi, insomma. Ma l'ufficialità sarà data dopo i campionati nazionali, quindi stiamo a vedere appunto domenica come saranno i risultati, però sarà una squadra che si dedica alle tappe più che alla generale, per cui sarà un tour molto aperto e aggressivo per noi. Giulio Ciccone invece è uscito anche lui sfortunato dal Giro d'Italia, abbandonato, lasciato pochi giorni prima della conclusione di Milano, farà la Vuelta come da programma. Come sta Giulio? Tu l'avrai sicuramente sentito dopo la mazzata, la legnata, sicuramente sofferta di essersi ritirato dal Giro. Ah, Giulio, sicuramente dal punto di vista morale l'abbandono del Giro è stato pesante, ci ha messo un po' a recuperare appunto l'abbandono del Giro, però si è presentato già in Occitania con una buona condizione, ha finito quinto in generale, staccato di qualche secondo dai primi, arriva qua l'italiano sicuramente con una buona condizione e poi ovviamente deve crescere in vista Olimpiadi, che a questo punto diventa sicuramente uno degli obiettivi, e poi la Vuelta sarà sicuramente la parte più importante del finale di stagione. Dove si assumerà, diciamo, le responsabilità di essere il capitano unico della squadra, quindi sarà un ulteriore step nella sua crescita, insomma ci puntate, L'idea è sperate. esattamente quella, l'idea è quella proprio di essere pronto sulla Vuelta e cercare di provare a fare le 3 settimane nel miglior modo possibile e da lì appunto capire dove si colloca all'interno del movimento per le classifiche generali. Luca, un paio di ultime domande. Hai fatto prima riferimento, sei stato tecnico chiaramente della nazionale svizzera alle Olimpiadi, hai portato Fabio a cancellare a Rio, ci ricordiamo benissimo nel 2016 la vittoria della crono olimpica con Fabian, crono olimpica Ganna, chi vedi? Filippo come grande favorito, il ritorno di Demolin, fresco tra l'altro vincitore del campionato nazionale, può essere anche lui un protagonista, Remco, chi secondo te può veramente insidiare la possibile vittoria di Ganna? Pochi sinceramente, per quello che Filippo ha dimostrato in questo periodo credo che sia davvero imbattibile. È chiaro che l'Olimpiade è in un momento della stagione un po' particolare,
peraltro in un continente diverso, per cui c'è l'adattamento al jet lag piuttosto che all'umidità e quant'altro. Però io credo veramente che se Filippo si presenta in buona condizione in questo momento sia imbattibile. Ovviamente il rientro di Tom Dumoulin è sicuramente qualcosa da considerare, perché è un atleta top level, però non vedo qualcuno in questo momento che possa battere lo strapotere di Ganna se in condizioni ottimali. L'ultimissima domanda, invece parliamo di mercato, fortunato diciamo un po' l'uomo del momento dopo la vittoria spettacolare sullo Zoncolan e anche appunto dall'Adriatica Ionica. La voce è anche quella che lo potrebbe portare alla Trek Segafredo, è così? C'è un interessamento da parte vostra su Fortunato? Ma è chiaro che è un atleta che è balzato agli occhi di tutti dopo la vittoria dello Zoncolan, si è ripetuto adesso in Adriatica Ionica. Noi chiaramente siamo sempre abbastanza attenti al movimento italiano, per cui è chiaro che l'interesse c'è, ma sono convinto che c'è il nostro interesse come quello di molti altri, per cui sono discussioni che vanno portate avanti con tranquillità, poi soprattutto è l'interesse dell'atleta che fa la differenza. Perfetto, ti ringrazio Luca, alla a prossima. Voi. Grazie.